lavorerò con il governo federale per questo obiettivo. L'NP, dopo la decisione di aumentare le tariffe dell'alluminio e dell'acciaio da parte degli Stati Uniti, ha comunicato che si oppone fermamente a questo protezionismo radicale di Trump, che sta facendo danni ingenti all'industria dell'Ontario, mettendo a rischio il posto dei lavoratori e la sicurezza di intere famiglie, e che se andrà al governo dell'Ontario si opporrà fermamente a questa politica. In un sondaggio di Forum Poll, che ha visto la partecipazione di 2.602 elettori in Ontario, tra chi è deciso e chi pensa di saper già chi voterà, il 39% appoggia il partito PC di Doug Ford, il 35% sostiene l'NDP di Andrea Horvath e il 19% dice di sostenere il partito liberale di Kathleen Wynne. A una settimana dal voto per le provinciali, la campagna elettorale si avvia ai sussulti finali. I tre candidati continuano il loro tour de force elettorale senza sosta. Kathleen Wynne oggi è stata prima a Orleans per poi recarsi a St. Albert e per poi concludere la giornata a Belleville. Andrea Horvath è stata a Toronto per poi recarsi a Mississauga. Doug Ford invece ha iniziato la giornata a London per poi recarsi a Windsor. La Premier Kathleen Wynne ha ribadito ieri che solo i liberali si sono impegnati a finanziare l'estensione della Young North Subway, investendo 55 milioni di dollari al progetto, aggiungendo che gli NDP invece metterebbero il progetto a rischio, dato che il loro piano è ideologico e che, rigettando soluzioni pratiche, abbandonerebbero il piano funzionante. I liberali dell'Ontario hanno svelato l'introduzione dell'atto Protecting a Woman's Right to Choose, che tutelerà i diritti delle donne in materia di riproduzione. Se rieletti, il Partito Liberale si impegnerà a proteggere e a mantenere i servizi finanziati sull'aborto e sulla politica sanitaria indirizzata alla riproduzione che sono attualmente disponibili in Ontario. Ieri Andrea Horvath dell'NDP si è impegnata a completare il progetto Bruce Crozier Way, critico nell'assicurare la sicurezza delle persone che guidano tra Leamington e Essex. Questo progetto fa parte della promessa della Horvath di investire 180 miliardi di dollari per migliorare le infrastrutture attraverso la provincia. L'affitto meno costoso in Ontario è uno degli impegni di Andrea Horvath. Oggi la candidata ha annunciato che farà dei cambiamenti all'Ontario's Rental Tenancies Act, che provvederà a controlli sugli incrementi degli affitti, regole aggiornate che riflettono il mercato e la protezione per gli affittuari che pagano regolarmente l'affitto e rispettano i loro contratti. Oggi Doug Ford ha rafforzato l'impegno dei PC a sempre rispettare i veterani dell'Ontario, i soldati e le forze dell'ordine. Se eletto, introdurrà la legge che garantirà che nessuna filiale dell'Ontario Legion Branch pagherà mai le tasse di proprietà. Inoltre si impegnerà ad aggiungere risorse per combattere le gang, il crimine organizzato e il traffico di droga. Ieri i conservatori hanno svelato sul loro sito un piano di costi senza costi che, secondo gli NDP, Ford continua a nascondere da dove arriveranno i tagli. Il suo piano non include una sequenza temporale per bilanciare il budget provinciale, in più viene esclusa la promessa di cancellare gli incrementi al minimum wage. La matematica di Doug Ford non è meglio di quella di Andrea Horvath, ecco il commento dei liberali dell'Ontario nei confronti del leader dei PC, che nel suo sito web include solo i nuovi costi.